Antonio Chieffallo, Mario Oliverio ha detto io mi ricandido. Quale aria si respirava a Spadoleto? Si respirava tutto sommato una buona aria. Quello che io ho percepito e che ho scritto peraltro nel mio resoconto giornalistico è che al netto delle polemiche che ci sono state nei giorni scorsi sul sistema, sul modo di convocare questa assemblea, certamente comunque c'è stata un'ampia partecipazione e una partecipazione anche decisamente convinta. Ho rilevato nel momento in cui Oliverio ha annunciato la volontà di ricandidarsi che tutti in piedi a battere le mani, il sintomo che comunque c'è una volontà di effettivamente sostenere il governatore. Quanto questo poi sia produttivo in termini di voti per la prossima tornata, questo è ancora tutto da misurare. Dice qualcuno, mancava il PD, o meglio il PD che conta. C'erano alcuni esponenti del Partito Democratico, c'era Ieta, c'era Bruno Bossio, mancavano una serie di personalità, è vero, però il Partito Democratico non è in questo momento nelle condizioni di costruire un'alternativa a Mario Oliverio, quindi difficilmente potrà, come dire, assumere iniziative diverse da questa. Il governatore lo sa, ed anche per anticipare i tempi e per evitare che potesse succedere o possa succedere quello che in passato è accaduto, per esempio, come ho rilevato ad Agazio Loiero, ha anticipato appunto i tempi mettendo all'angolo in qualche modo il Partito Democratico, perché io sono sicuro che le sacche di resistenza adesso sono decisamente indebolite, quindi ha messo quantomeno nel campo del centrosinistra a segno un punto importante con la decisione di candidarsi. Ecco, diciamoci la verità, Oliverio alla fine ha fatto sottoscrivere una lettera quando già tutto era deciso, almeno questo dicono i rumors, sei d'accordo? È indubbio che l'organizzazione dell'assemblea di Ferroletto sia stata portata avanti sotto la regia di Oliverio e dello staff di Oliverio. È sicuramente indubbio che gli uomini del governatore abbiano contattato moltissimi sindaci, in qualche modo spingendoli a prendere questa iniziativa, però non si può non come dire, rilevare che la partecipazione poi la faccia i sindaci l'hanno messa, nel senso che nel momento in cui si sottoscrive un documento all'inizio della kermesse di Ferroletto, infatti scorrevano su uno schermo i nomi dei sindaci e dei comuni che hanno aderito a questo appello, e lì significa metterci la faccia. Quindi quando ci si mette la faccia, in qualche modo si assume una responsabilità di fronte anche al proprio elettorato. Quindi questo dato non può essere sottaciuto. E credo, ti ripeto, che l'obiettivo Oliverio comunque l'abbia raggiunto. Ha galvanizzato molti dei suoi amici, perché sul territorio comunque ha molti sindaci amici, li ha galvanizzati e li ha in qualche modo spinti adesso ad un percorso che da questo momento in poi porterà ad organizzare la campagna elettorale del prossimo anno. Il fatto che ci sia stata questa iniziativa in questi tempi è anche un elemento importante, perché significa partire prima, significa togliere ogni dubbio sulla candidatura di centrosinistra, significa avere un nome che si spende sul mercato della politica, mentre dalle altre parti ancora comunque non sono state assunte decisioni, e credo che ancora ci vorrà un bel po' di tempo prima che possano uscire i nomi degli schieramenti opposti.